Quest'anno, nell'arco del 2019, con quelle che erano le risorse derivate dal bilancio 2018, che è stato per tutti un anno horribilis per quanto riguarda la finanza italiana, comunque siamo riusciti a mantenere lo stesso trend erogativo degli anni precedenti, 4.800.000 euro, e senza intaccare quelle che sono le nostre riserve per quanto riguarda le erogazioni. Questo è stato un risultato importante. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli interventi nei settori rilevanti e nel settore ammesso lo sviluppo locale, però abbiamo operato con il nuovo sistema soprattutto dei bandi, che hanno un grande successo, bandi sempre più specifici per cogliere quelle che sono al meglio le esigenze del territorio. Abbiamo fatto però anche iniziative proprie, tra queste iniziative proprie sicuramente spicca il progetto Urban Regeneration, che è un progetto di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti insieme alle grandi multinazionali che insistono nel territorio di Terni e Narni. Abbiamo fatto qualcosa sicuramente di significativo per lo sviluppo locale attraverso il sostegno alle manifestazioni sportive, ma soprattutto attraverso il convegno dell'ASPEL Italia sul rilancio che si è tenuto a maggio, sul rilancio del manifatturiero in Umbria, con particolare focus attenzionale sul comprensorio di Terni e Narni. Questo è un convegno che ha raccolto anche studiosi internazionali, è un convegno dal quale è stato elaborato un documento che è stato pubblicato, quindi molto utile sia per gli operatori del settore ma anche per i nostri amministratori locali. Poi abbiamo portato avanti quello che è l'attività diciamo, di fondo della Fondazione, un'attività che riguarda la promozione della cultura, quindi mi riferisco in particolare ai concerti ma soprattutto alle mostre. Nell'arco del 2019 abbiamo concluso la mostra a gennaio-febbraio, la mostra sui fondi d'oro umbri del 300, 400, 500, e questi giorni, venerdì, abbiamo inaugurato questa mostra Immaginaria, logica ed arte dal 1949 a quasi i giorni nostri, una mostra con 63 opere di 57 artisti italiani di altissimo valore sia artistico ma anche economico. Questa è una mostra che sarà aperta fino al 1° marzo, nei giorni da venerdì, sabato e domenica, e ci aspettiamo una grande affluenza, e già vi posso dire che i dati in questo fine settimana sono molto molto confortanti. Il catalogo e la mostra, per la prima volta la Fondazione ha deciso di cederlo gratuitamente ai visitatori, ma con un piccolo costo, perché abbiamo alla base di questa vendita ai cataloghi c'è la realizzazione di un progetto dell'Emporio per i bambini che sarà curato dalle Dame di San Vincenzo, quindi dall'Associazione San Vincenzo De Paoli. Poi abbiamo sempre continuato a sostenere l'azienda ospedaliera, acquistando strumentazioni di alta tecnologia per mantenere il polo di eccellenza. Un ulteriore aspetto importante è quello che ormai è trapelato del prossimo acquisto della Banca d'Italia. Allora, questo è un immobile di alto prestigio, tra l'altro vincolato, al quale la Fondazione, questo Consiglio di Amministrazione, sta facendo la corte da qualche anno. Siamo riusciti a elaborare un'offerta di acquisto vincolante che il direttorio della Banca d'Italia ci ha accolto. Adesso, tra l'altro, è un'offerta a un costo significativo, però al di sotto del prezzo di stima che avevamo fatto fare dal nostro consulente tecnico, che aveva elaborato il nostro consulente tecnico. È un acquisto che però è molto favorevole, perché il costo sarà dilazionato nell'arco di 10 anni. L'immobile, una volta che sarà acquisito in possesso della Fondazione, potrà essere un contenitore culturale, dovrà essere un contenitore culturale per la città di Terni, quindi si potrà passare, visto le grandi dimensioni, a posizionarsi un museo, una scuola di restauro, più scuole di restauro, un caffè letterario, un auditorio, una sala convegni, adesso tutto da studiare, però l'idea è quella di valorizzare insieme alla fontana di Piazza Dacio che stiamo restaurando, valorizzare al meglio forse la piazza più rappresentativa della città, perché è quella che rappresenta Terni dinamica, quindi Terni del dopoguerra.